grazie al sindaco Ferri per aver dato la possibilità di poter organizzare questo momento informativo che pone all'inizio il giusto accento sul piano occupazionale. Dicevo che è interessante questo momento informativo anche perché vorrei dar seguito a quanto alla discussione avvenuta con le rappresentanze sindacali circa un mese fa sullo spazio qui in comune a Cremona. E adesso più volte anche nell'unità, nel tavolo di unità di crisi, ma anche al Ministero e quella seduta con i sindacati, l'incertezza in merito alla chiara volontà mai formalizzata da Tamoil in merito all'impianto di Cremona. È diverso in un incontro che abbiamo inteso organizzare con le province di Cremona, in provincia raccordando tutti gli enti che avevano il titolo sono interessati alle autorizzazioni dell'attività di raffinazione, abbiamo riunito Regione Lombardia, ASL di Cremona, l'ufficio delle dogane, ASL di Cremona, il comune di Cremona, i vigili del fuoco, non solo l'ARPA di Cremona ma anche ARPA Lombardia, per poter valutare cosa fosse effettivamente stato presentato in forma ufficiale da Tamoil in merito alle reali intenzioni della società sulla raffineria di Cremona. È emerso che al di là di una nota considerata comunque insufficiente in merito alle prospettive dell'attività di raffinazione pervenuta presso il servizio, la struttura di ricerca energetica e attività minerarie di Regione Lombardia, a tutt'oggi c'è una manca, una formale richiesta di dismissione dell'attività di raffinazione per questo impianto che a Cremona ricade all'interno della legge Marzano. Attualmente il quadro autorizzativo di Tamoil è in capo al Ministero dell'Ambiente che ha autorizzato con l'AIA, l'autorizzazione AIA, l'esercizio, l'attività di raffinazione, quindi ora la società di Tamoil è tenuta ancora all'adempimento delle prescrizioni e quindi dell'ammodernamento degli impianti per l'esercizio dell'attività di raffinazione e con tutti gli enti che sono stati convocati a Cremona è emerso che Tamoil non ha ancora formalizzato una reale richiesta di dismissione secondo la legge Marzano. Certo, la nota presentata è una nota, come dicevo prima, considerata insufficiente. Ed è per questo che abbiamo deciso, con una tabella di marcia molto stretta, di poter concordare tra tutti gli enti una comunicazione a Tamoil che verrà condivisa non solo tra i livelli istituzionali, ma anche con le parti sociali per avere in maniera molto chiara qual è il quadro all'interno del quale la società Tamoil intende muoversi. È un aspetto questo non da poco che può consentire di formulare delle richieste anche a livello ministeriale. Evidentemente il Ministero delle Attività Produttive non è l'unico ministero, coinvolto sono molteplici le istituzioni chiamate ad esprimersi su una pianificazione che Tamoil non ha ancora formalizzato, quindi dicevo